Benvenuti a questo video dedicato al debate, vale a dire al dibattito critico, realizzato per il sito Wikiscuola. I materiali che vedrete sono soggetti a copyright, in particolare secondo la distribuzione Creative Commons, che invita l'eventuale fruitore a citare la fonte BY e a non utilizzarla per finalità commerciali. Innanzitutto vediamo cosa sia il debate. Si tratta innanzitutto di una cosiddetta metodologia didattica attiva. Vale a dire una metodologia che cerca di mettere lo studente al centro del processo educativo e non il contenuto. In altre parole, non è una lezione frontale, non dovrebbe divenire una lezione frontale. Appartiene dunque a quel gruppo di metodologie che oggi possono essere anche la classe capovolta, oppure l'apprendimento tra pari, l'apprendimento cooperativo, il digital storytelling, il PBL, vale a dire il problem-based learning, l'apprendimento per problemi. E quindi appartiene ad una schiera di metodologie le quali cercano di collocare al centro del processo educativo il lavoro dello studente o del gruppo di studenti e non il contenuto che viene erogato dal docente mediante una lezione frontale. L'origine del debate, possiamo dire, è storicamente collocabile in quelle che in epoca classica venivano chiamate controversie suasorie, vale a dire quei discorsi che avevano l'obiettivo di convincere l'uditorio, poteva essere il Senato, poteva essere la popolazione, su un tema, quindi di smuovere in un certo senso il punto di vista del pubblico. Oppure alle disputazioni di epoca medievale, nelle quali appunto due oratori o due gruppi si scontravano dialetticamente attorno ad un tema. A dispetto dell'origine sostanzialmente mediterranea del debate, oggi questa metodologia è molto poco utilizzata nella scuola italiana, molto più utilizzata invece in quella anglosassone, dove oltre ad essere un metodo piuttosto consueto è anche talora una vera e propria disciplina di studio. In Italia, grazie allo sforzo di INDIRE e di avanguardie educative, il debate rientra appunto tra le proposte innovative che negli ultimi anni vengono presentate alle scuole, anche se possiamo dire che tranne qualche rara eccezione, ancora possiamo parlare di una metodologia piuttosto minoritaria. Vediamo innanzitutto in cosa consiste il debate. Innanzitutto parliamo di un confronto dialettico tra due gruppi o anche solo due studenti su tempi e regole fissate con il docente attorno ad un tema. Questo è il debate, è il dibattito critico, vale a dire basato su delle fonti, che sia tuttavia fortemente regolamentato, in genere dal punto di vista dei tempi e degli strumenti adoperati, su un tema scelto dal docente, scelto dagli alunni oppure scelto insieme. Questo in sostanza è il debate. Quali sono gli obiettivi? Naturalmente ogni docente può declinarlo in base alle sue esigenze, però tendenzialmente si adopera il debate per lavorare sulle cosiddette soft skill. Una delle quali, per esempio, è l'ascolto attivo. Molto spesso i ragazzi ascoltano, ma non attivamente, quello che viene loro spiegato. Oppure un'altra competenza non secondaria è quella di imparare ad imparare o anche di argomentare. Come pure l'ultimo aspetto qui illustrato, vale a dire quello di supportare una propria tesi non solo con la forza persuasiva della parola, ma anche con dei dati. Aspetto che talora mette in difficoltà i ragazzi. In altre parole, il testo argomentativo, nel caso del debate, però oralmente esposto. Quali sono poi le basi pedagogiche che rendono forte questa metodologia? Sono diverse. Diciamo che le principali potrebbero essere queste: l'inquiry learning, vale a dire l'apprendimento per inchiesta, nel quale gli studenti apprendono dei contenuti, non solo dati, ma anche attraverso la ricerca stessa. Un altro aspetto, se il debate viene organizzato tra alunni, è quello dell'apprendimento tra pari, così come quello cooperativo, anche se questi sono opzionali in quanto il debate non richiede necessariamente la partecipazione di gruppi di studenti, ma potrebbe tecnicamente essere realizzato anche tra due soli studenti che attorno a un tema dialetticamente si scontrano. Vediamo ora in pratica come attuarlo. C'è da dire che il debate più di altre metodologie richiede un attento lavoro di progettazione
programmazione iniziale che può essere utile tanto per noi ora quanto per un'eventuale implementazione in aula, dividere in fasi. La prima è questa, è assolutamente normale per ogni docente, scegliere gli obiettivi, cioè cosa voler tirar fuori da questa metodologia. Questi sono, per esempio, alcuni degli obiettivi più frequenti che i docenti che utilizzano il debate scelgono. Per esempio, favorire in classe l'ascolto attivo o la riduzione, per esempio, dell'aggressività, naturalmente aggressività in termini soprattutto verbali. E un altro obiettivo, su cui si può lavorare, su cui il debate può dare grandi risultati, è quello di argomentare con dei dati. Questo aspetto, specie nella secondaria di secondo grado, al triennio, è spesso effettivamente utilizzato, ma nella competenza scritta del saggio breve e non in genere in delle prove orali. Il debate in questo senso aiuta nell'oralità dell'argomentazione supportata da dati. Dopo aver scelto gli obiettivi, occorre scegliere un tema. La cosa più opportuna è scegliere un tema che provenga anche dalla curiosità degli alunni. E possibilmente un tema divisivo. Infatti, una caratteristica del debate è la non neutralità, vale a dire occorre scegliere un tema che preveda due posizioni molto chiare, molto nette e sostanzialmente opposte tra loro. Ecco perché si consiglia di scegliere un tema particolarmente divisivo, un tema nel quale si presuppone che la classe possa dividersi. E non è necessario scegliere un argomento curricolare, anzi, il debate può essere un modo per dibattere sulla cittadinanza attiva, quindi per uscire anche dall'ambito strettamente curricolare. C'è da aggiungere anche un'altra cosa, che quando vengono scelti i temi, coloro i quali dovranno sostenere le tesi pro e contro quel tema non dovranno necessariamente avere quelle loro personali specifiche convinzioni. Dovranno però essere capaci di argomentarle anche a dispetto delle loro convinzioni personali. E questa, per esempio, la competenza è anche la difficoltà tecnica di questa metodologia. Qui ora una serie di esempi che possono fungere da linee guida per la scelta dei nostri primi esperimenti di debate in classe. Per esempio, si può chiedere al gruppo degli studenti se l'inglese debba essere la lingua comunitaria, oppure è piuttosto diffuso l'interrogativo presso i licei sull'utilità delle lingue classiche, oppure sui limiti della satira. Oppure, e andiamo proprio ad aspetti legati alla cittadinanza attiva e alla drammatica attualità, le regole sull'immigrazione. Oppure, per riprendere un po' il titolo di un testo noto di Howard Rheingold, chiedersi se internet ci rende intelligenti o, come sostiene il neuroscienziato Spitzer, Manfred Spitzer, ci porta più o meno rapidamente a una demenza digitale. Scelto l'obiettivo, scelto il tema, occorre formare i gruppi. In questo caso il docente può scegliere di formare in autonomia i gruppi anche in base alle sue esigenze, oppure lasciare la libertà agli studenti di formare da soli i gruppi. Non è indifferente questa scelta, ma è particolarmente legata agli obiettivi didattici che si vogliono perseguire. Dopo la formazione dei gruppi occorre assegnare i materiali. Dopo aver scelto il tema, infatti, il docente deve preoccuparsi di fornire un certo quantitativo di materiali ai gruppi. In questi materiali ci saranno le tesi a favore e contro. È opportuno le prime volte fornire i materiali agli studenti e invitarli a lavorare su quelli. Può essere infatti, soprattutto per il docente, più difficoltoso trovare degli studenti che reperiscono in autonomia dei materiali, perché il docente potrebbe non conoscerli. In questo caso si potrebbero invitare gli studenti a fornire questi materiali al docente, di modo che egli possa vagliarli prima del vero e proprio dibattito, perché il docente, vedremo poi, è il garante anche scientifico dell'approccio di lavoro e pertanto deve conoscere i materiali. Tuttavia, se il discorso prende una deriva non curricolare, il docente potrebbe non conoscere nel dettaglio tutto ciò che gli studenti portano a favore o contro una certa tesi. Dopo aver assegnato i materiali in maniera digitale o in maniera cartacea, si assegnano i ruoli. I ruoli tendenzialmente sono quello di relatore, i gruppi sono infatti formati da 3 o 4 studenti.
Si può scegliere, per esempio, che tutti prendano la parola nei minuti dati loro a disposizione, oppure uno solo prenda loro la parola e gli altri abbiano il ruolo di ricercatore. Il ricercatore non è solo colui che ha previamente reperito i dati, ma anche colui che, nel mentre che il relatore esamina e sostiene una tesi, mostra eventuali dati previamente preparati. L'operatore può esserci, come no, è colui il quale pilota un eventuale dispositivo come un computer, come le slide, come un tablet. È opzionale perché vedremo poi che il debate non richiede necessariamente l'uso delle tecnologie. Occorre ora definire una struttura, perché altrimenti la discussione rischia di prendere una piega piuttosto caotica. C'è da premettere che il debate non ha una sola struttura e non ha una struttura fissa. Le strutture sono flessibili, vedremo che sono tutte piuttosto simili, ma vengono variate dal docente in base agli obiettivi. Vedremo ora tre strutture tipiche. Ecco la prima, la struttura domande incrociate. Si presuppone che ci sia un gruppo A che illustri la propria tesi in un certo tempo stabilito. Poi interviene il gruppo B, che nello stesso tempo illustra la tesi opposta. A questo punto il gruppo A rivolge un numero di domande fisso al gruppo B, il quale risponde. E viceversa, il gruppo B fa delle domande al gruppo A, prevedibilmente per metterlo in difficoltà dialettica. Al termine di queste domande incrociate c'è la prolusione finale, la conclusione, vale a dire, del gruppo A e del gruppo B, sempre, ovviamente, nello stesso numero di tempi. In questo caso, nella struttura domande incrociate, la competenza attivata è quella del problem posing, cioè del saper porre le domande giuste dopo aver ascoltato attivamente il contributo dei propri avversari dialettici. Un'altra struttura è questa, a domande del pubblico, dove per pubblico si intendono quegli studenti che, nello specifico, non appartengono al gruppo A o al gruppo B. In questo caso la struttura potrebbe essere questa. L'inizio è identico al precedente. C'è il gruppo A che parla per un certo tempo, 5, 10, 15 minuti. Lo stesso avviene per il gruppo B, sempre senza interruzioni. E poi il pubblico, che può essere formato o no sull'argomento trattato, pone delle domande tanto al gruppo A quanto al gruppo B, per chiarire dei passaggi o allo stesso tempo per vedere quanta sia la padronanza dell'argomento. La parte finale è identica alla fattispecie precedente, vale a dire conclusioni del gruppo A, conclusioni del gruppo B. In questo caso la competenza attivata è quella del saper parlare in pubblico, perché l'oratore non sa necessariamente quello che è il grado di competenza del pubblico, lo può dedurre dalla qualità delle domande che gli vengono rivolte e in questo caso può variare il suo lessico, il suo approccio, al fine di essere più comunicativo, più persuasivo. In questo senso quindi c'è la competenza del saper parlare e del saper ascoltare le domande che provengono dal pubblico. Un'ultima struttura tra questi esempi presentati è quella a controargomentazioni. Somiglia alla prima ma non è identica. Parla il gruppo A, parla il gruppo B e questa parte è uguale alla precedente. Poi, senza domande dirette, il gruppo A cerca di decostruire le argomentazioni del gruppo avversario e viceversa. È abbastanza simile alla prima, ma non ci sono domande dirette. Questa è forse la tipologia più formale di tutte quante. E di norma, tra la prima fase, quella cioè della strutturazione delle proprie argomentazioni, e la seconda, quella della decostruzione delle argomentazioni avversarie, si dà un tempo di 10, 15, 20 minuti per elaborare al meglio la decostruzione della tesi opposta. Parte finale identica, conclusioni. Anche in questo caso la competenza attivata è l'ascolto attivo, perché si ha un tempo molto breve per comprendere le argomentazioni avversarie e un tempo di norma abbastanza breve per strutturare una antitesi, una controargomentazione. Veniamo poi a uno dei punti in assoluto più delicati del debate, quello cioè della definizione delle regole. Il debate funziona se funzionano le regole al suo interno, altrimenti rischia di essere una
dibattito piuttosto caotico di cui la scuola non ha bisogno. Bisogna, in un certo senso, stabilire su vari fronti delle regole, per esempio la struttura, una delle tre proposte, l'uso dei materiali, vale a dire se l'oratore è costretto a mostrare dei dati oppure no, l'uso delle fonti, vale a dire bisogna stabilire se l'oratore debba per ogni affermazione che fa citare la fonte, e poi soprattutto i tempi a disposizione, cioè stabilire se per la fase 1 sono a disposizione degli oratori 5, 10, 15 minuti. Di norma non si superano per fasi i 15 minuti perché altrimenti diventa piuttosto lungo e piuttosto difficile anche seguire con attenzione tutto il dibattito anche da parte del pubblico che potrebbe non essere competente sul tema. Le tempistiche sono un altro aspetto molto importante del debate. Abbiamo detto che è obbligatorio fissare dei tempi, normalmente in minuti, per tutte le fasi ed eventualmente prevedere delle penalità per le eventuali violazioni, vale a dire prevedere che un gruppo che ha impiegato più di un tot di tempo per sostenere la propria argomentazione sia in un certo senso nel punteggio finale penalizzato. Per quanto invece riguarda le tempistiche della elaborazione delle argomentazioni, bisogna dire che non solo è necessario individuare uno studente come timer, vale a dire uno studente che possa prendere il tempo di tutti quanti i momenti, ma è anche opportuno prevedere dei tempi lunghi perché i gruppi possano lavorare con serenità sul tema. Questa è una costante di tutte le metodologie didattiche attive, quello cioè di richiedere tempi piuttosto lunghi per la loro elaborazione. Di norma non si scende sotto le 2 o 3 settimane. Stabilito tutto questo, si arriva al dibattito in aula. Questo dibattito viene organizzato secondo le regole che abbiamo visto appena adesso e ha il docente come moderatore. Terminato il dibattito, è il momento della valutazione finale. Questa valutazione può essere fatta su vari livelli, ci può essere la valutazione del docente, naturalmente, che spesso è anche una valutazione di merito, poiché conosce gli argomenti. Ci può essere poi una valutazione di persuasione e questa avviene da parte del pubblico, che di norma è colui il quale non conosce gli argomenti. E poi ci può essere anche, ed è molto consigliata nella metodologia didattica attiva, anche la autovalutazione, vale a dire i gruppi che danno una valutazione al gruppo avversario e a se stessi. Può essere utile, visto che il debate si protrae per oltre un'ora, fornire al pubblico delle eventuali schede nelle quali prendere nota passo passo di tutta una serie di indicatori che si vogliono includere nella rubric di valutazione, per esempio la gestione dei tempi, per esempio la gestione della multimedialità, per esempio la gestione dell'ascolto, per esempio la gestione e la padronanza dei contenuti. Di seguito alcuni aspetti che di norma rientrano nelle rubric di valutazione di un debate. L'uso delle fonti, cioè quanto i due gruppi abbiano lavorato supportando le loro argomentazioni con dei dati, la capacità persuasiva che hanno mostrato i relatori, il rispetto dei tempi e anche la padronanza dei contenuti, perché il debate non è soltanto competenza tecnica e persuasiva, è anche conoscenza dei contenuti. In questo scenario il ruolo del docente è inevitabilmente diverso da quello della didattica frontale. In questo caso il docente è più che altro un moderatore e un facilitatore dell'apprendimento, perché se poniamo che il docente dia 3 settimane agli alunni per preparare le argomentazioni che nel debate, che nella giornata del dibattito verranno presentate, è molto probabile che il docente in quelle settimane faciliti i ragazzi nella strutturazione delle argomentazioni. E poi anche naturalmente il garante del rispetto delle regole condivise e anche dell'attendibilità dei materiali, del motivo per cui prima dicevamo che il docente deve vagliare tutti i materiali prima del debate, che durante il debate vengono eventualmente usati dagli alunni. Qual è il ruolo delle tecnologie? Beh, il debate ha come scopo anche quello di recuperare una comunicazione orale o addirittura attoriale, perché la facoltà persuasiva non passa solo per il verbale, passa anche per il non verbale, per
l'uso del corpo, l'uso dello sguardo, per quella che è effettivamente una competenza quasi attoriale, oltre che di contenuto. Per questo il debate sarà tanto più difficile quanto meno sarà l'uso delle tecnologie, perché a quel punto il corpo dovrà sopperire a tutto ciò che manca. Tuttavia, è possibile anche utilizzare il debate con le tecnologie. Ad esempio, è prevedibile l'uso di PowerPoint per illustrare dati, immagini, foto, video. Se le tecnologie vengono usate, occorre necessariamente tenerne conto, perché un debate fatto senza l'uso delle tecnologie è profondamente diverso ed è anche discretamente più complesso, più difficile di uno invece che si appoggia all'uso dello strumento digitale. Ci orientiamo verso la fine di questo breve excursus sul debate. Quali sono i vantaggi? I vantaggi possono essere molti. Qui c'è un breve elenco. Innanzitutto, se il tema scelto dal debate proviene dai ragazzi, c'è senz'altro un aumento della partecipazione. Allo stesso tempo, il debate ci permette di lavorare sulle cosiddette life skill, soft skill e anche sulle competenze. Ci può dare modo di fare delle riflessioni sulla cittadinanza che, lavorando sul curriculare, potremmo avere difficoltà a dibattere. Senz'altro il debate ha nel suo DNA il problem posing, questo sia che lo si rivolga al gruppo avversario, sia che lo si rivolga implicitamente al proprio gruppo, quando ci si chiede, per esempio, quale linea dialettica seguire per sostenere una tesi. Un altro aspetto, oggi peraltro anche di forte attualità, è l'uso delle fonti. Usare il debate significa sensibilizzare i ragazzi a parlare con dati alla mano, quindi a parlare attraverso dei numeri, per esempio, o in ogni caso delle fonti che devono aver previamente selezionato e scelto. E poi il debate può essere anche un ottimo viatico per la riflessione sulle tecnologie, su quanto lo strumento tecnologico sia di per sé persuasivo rispetto, per esempio, alla qualità del contenuto che esso veicola. Vediamo poi anche gli svantaggi, perché debate non è soltanto una metodologia che presenta aspetti positivi per il docente. Innanzitutto richiede dei tempi lunghi, rispetto alla lezione frontale richiede una progettazione, un'implementazione piuttosto lunga. Il secondo punto è quello più complesso, richiede che il docente, prima di tutto, e poi anche gli alunni, attuino un vero e proprio cambio di paradigma, cioè si allontanino dalla lezione frontale trasmissiva e si avvino ad una che è invece più partecipata e più condivisa. Un altro svantaggio potrebbe essere il lavoro sulle competenze. Dico svantaggio perché si parla molto di competenze, ma non sempre è semplice lavorare su questo campo, specie se si è lavorato essenzialmente per contenuti. Quindi all'inizio per il docente lavorare sulle competenze richiede una ulteriore formazione in merito. E poi un'altra negatività potrebbe essere la collaborazione degli studenti, che è tutto tranne che scontata. Dando per scontato invece che il debate si organizzi in gruppi, non è assolutamente ovvio che gli studenti decidano di lavorare serenamente insieme. L'ultimo aspetto è dedicato agli spazi. È presente un asterisco perché in fondo il debate non richiede degli spazi, logisticamente parlando, appositi. Tuttavia, se questi ci sono, è piuttosto probabile che il debate riesca in maniera senz'altro più efficace. Bene. Con queste poche slide abbiamo visto l'essenziale sul debate e nelle prossime settimane verranno pubblicati anche altri contributi più specifici su questa nuova metodologia, di modo da poter essere direttamente implementati in classe.